Scelto di essere qui in presenza e ringrazio anche le tante persone che si sono già connesse. Devo dirvi che per me è stata una scelta importante, non di quelle che faccio, diciamo, normalmente, quella di scegliere di presentare, quando mi è stata fatta la proposta, il libro di Anna Segre, La distruzione dell'amore. Perché ritengo che questa sede istituzionale, il Senato, abbia assolutamente la necessità anche di leggere e conoscere questo straordinario libro di poesie. Non dico e non aggiungo in questa fase nient'altro, parlerò dopo quando, lasciando la parola per coordinare questo nostro incontro a Valeria Manieri, ne parleremo. Intanto ringrazio anche Flavia Fratello che è qui con noi, Emma Bonino che ci raggiungerà perché, come vi ho anticipato, sta in una riunione qui dentro il palazzo. Però la primissima cosa che mi pare importante scegliere di aprire questo nostro incontro, questa presentazione del libro, io vorrei dare la parola a Evelina McNagy che sceglie con noi di leggere, e ho capito bene, lo dico, non è proprio una cosa così usuale, ma anche di cantare. Prego Evelina. Esatto, così entriamo subito nel vivo e ci spieghiamo con degli esempi. Allora, io comincerò cantando semplicemente una cosa, perché è un abbrivio che a me piace molto, e poiché questo è un libro in cui c'è i titoli per scelta sono stati messi anche in ebraico, è una canzone ebraica, in realtà è un ebraico, è yemenita, che è: prendi il volo, colomba, suona il violino, canta, entreremo nel giardino, raggiungeremo la palma, mangeremo i suoi frutti, di un poeta yemenita del XII secolo. Se io na weshi melini mehino rena anni umari wa alatifni لدرخ صوتن لي أحمدي 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 ماريونا واتكيني كلي واني كانس لتخجينا متنبارك خلي تنيني زمخ علي وأجيل تيتني immeritatamente lo reuia. Lei mi ama e ciò alza le mie quotazioni sul mercato degli affetti. Ho quei brutti nei, sono tutta storta, la faccia stropicciata, i fianchi molli. Amata tutta, così. Nevrotica, ossessiva, iperattiva, iperreattiva, spelacchiata, rauca e bianca fosforescente, addirittura desiderabile, mi vede. L'amore, diceva la poetessa, non è cieco. È un dio i cui bislacchi criteri sfuggono alla gravitazione e alla termodinamica. Perciò noi vediamo disordine dove lui crea mondi. E ancora, metamorfosi, Gilgul. Cambiare. L'altra pelle l'ho lasciata, non so dove. Accetto la morte di quasi tutta me e con il residuo rivivo da capo. Al tronco tagliato rimaneva una gemma e da quella continuo. Dei molti io possibili non ne escludo nessuno. La memoria mi serve per dimenticare il superfluo
e usare di nuovo. Io sono la reincarnazione di me, il vampiro dei miei secoli. Io sono la trasformazione dei minuti in anni, della perdita in viaggio interstellare, della frattura in statura, della malattia in poesia. Straordinaria, devo dire davvero straordinaria, mi hai molto molto emozionato, immagino che si sono emozionate sia le persone qui, quelle che ci stanno seguendo. Grazie, Valeria. No, grazie davvero per l'invito e perché è un onore ovviamente aiutare nella moderazione di questo incontro, di questa presentazione del libro, della raccolta di poesie di Anna Segre, La distruzione dell'amore, e soprattutto aver avuto un'introduzione di questo tipo è... credo innanzitutto esaustivo rispetto al clima che respireremo nei prossimi minuti in questa sala istituzionale che credo poche volte abbia visto o sentito qualcuno cantare in ebraico e cantare con questa intensità, per cui davvero intanto molti complimenti a Evelina McNagy perché veramente ci ha emozionato. E poi davvero grazie per l'opportunità dataci dal libro di Anna Segre, poetessa, che come dire, ci aiuta in un periodo credo particolarmente difficile, molto poco poetico francamente, in cui siamo tutti diventati un po' degli automi, prima con la pandemia in cui eravamo chiusi nelle nostre case, nelle nostre solitudini, a fare poi per non impazzire questa routine lavorativa molto, che molto poco in realtà lasciava spazio, ha lasciato spazio credo all'introspezione. Qualcuno diceva che saremmo usciti dalla pandemia migliori, molto più posati, introspettivi. Qualcuno è vero ha mollato il proprio lavoro e ha fatto scelte radicali, ma io ho trovato una situazione, lo vediamo tutti i giorni anche con le contemporanee, di solitudine, ma una solitudine poco introspettiva, per cui credo che il mondo in questo momento abbia assolutamente bisogno di relazionarsi e di poesia, e peraltro la poesia, il lavoro di Anna Segre che parte da questo titolo, questa raccolta, La distruzione dell'amore, in realtà non lo distrugge, diciamo, lo scompone e lo ricompone in molti modi diversi, perché troverete, le avete ascoltate, dei versi che raccontano periodi di cambiamento nella vita, addirittura poesie che hanno in qualche modo un legame con temi politici, e ancora raccontano relazioni, e in effetti questa raccolta racconta l'amore e la necessità che noi tutte e noi tutti abbiamo di relazionarci con gli altri, perché attraverso la relazione con gli altri che mettiamo in discussione noi stessi, e che forse abbiamo nel cambiare forse molte vite, molti amori, abbiamo l'opportunità di vivere molte, molte più vite di quelle che ci vengono concesse. Ora io non so se ho capito bene, perché non sono una esperta ovviamente di poesia, mi occupo molto più di politica, però ho sempre avuto l'impressione che l'amore in fondo fosse proprio questo, cioè la possibilità di vivere oltre noi stessi, di vivere molte vite oltre noi stessi. Anna Segre intanto, grazie. Sì. Oh, ok. Wow. Allora. Sì, sì, sono d'accordo con te rispetto a quest'ultimo concetto. Sicuramente il libro di poesie, la poesia essendo diciamo polisemica, ci dà l'opportunità di dire tipo qualunque cosa, perché ognuno vede in ogni parola qualcosa di sé, quindi ci sono delle proiezioni personali che possono essere, non dico infinite, ma insomma molte. Addirittura stamattina parlavo con una paziente di questa cosa, cioè del fatto che il suo ragazzo aveva usato parole molto sbagliate per definire quello che stavano per fare, l'amore. Quindi aveva usato parole sbagliate, una delle parole era stupro, ma per divertimento, per scherzo, cioè lui scherzava. E praticamente si è interrotto tutto, la persona ha bloccato tutta la conversazione amorosa per continuare, diciamo, in una definizione dove le parole che costruiscono il mondo, ed è a questo che mi sto riferendo, devono cambiare e devono essere corrette, perché sennò sono parole che costruiscono il mondo in quel modo là. E allora le ho fatto notare che io ultimamente ho comprato, senza accorgermene,
5 o 6 libri riguardanti questo, semplicemente perché ce n'è un'offerta, quindi libri di Veragheno, libri di Frasdeval, libri, ne ho 4 o 5 che parlano di questo, cioè del ridefinire e del riraccontare con parole diverse la stessa cosa che sta succedendo. E la poesia, secondo me, ha questo come ruolo politico, cioè di dire con parole potenti, perché le parole in poesia non sono parole ma sono pietre, quindi sono già sublimate e diventate cose. In ebraico la parola è anche davar, che è cosa, quindi proprio, diciamo, io su questo e anche per questo ho usato i titoli in ebraico, perché tramite la poesia tu arrivi direttamente, è come un'endovena, invece di essere una pasticca, diciamo. Ecco. E quindi sì, certamente, molte vite, molte parole e anche molti significati che noi dobbiamo decidere di dare alle parole. Ecco. Che è un po' la caratteristica anche della lingua ebraica, in cui ci sono delle derive. Io non sono un'esperta linguista, però insomma spiegavi, credo di aver letto un'intervista in cui appunto c'è una radice comune per spiegare molte cose che tra l'altro, anche se apparentemente hanno un significato diverso, hanno non solo una radice comune, ma anche un filo che le unisce, e questa è anche una caratteristica. Sì, c'è questa cosa interessante, che l'ebraico, essendo una lingua arcaica, si basa sulle radici, per cui, per esempio, appunto, uomo, terra, sangue, rosso, sono tutti la stessa radice, sabato, sedersi, sciopero, riposarsi, tutti la stessa radice, cioè, perché hanno tutti lo stesso contenitore di significato. Questa cosa rende interessante, diciamo, il titolo in ebraico, perché per esempio quello che ha letto lei adesso, Metamorfosi, si dice Gilgul. Gilgul è come girare su se stessi completamente, quindi la metamorfosi è un girarsi, un sovvertirsi. L'ebraico è interessante da questo punto di vista, perché è povero, e quindi, essendo povero, è ricco di ognuna il suo significato grossolano, diciamo. Ecco. Ecco, io una cosa che volevo chiedere all'autrice prima di continuare il nostro giro, ovviamente con le altre interlocuzioni, è che quello che non abbiamo detto, pensando che ovviamente chiunque sia qui e conosca Anna Segre, è che appunto Anna Segre è una poetessa ma anche una psicoterapeuta. Prima faceva appunto riferimento a una seduta, e immagino, al di là, no, di quelle che sono le relazioni sentimentali, relazioni amorose che si possono avere nell'arco della propria vita, che permettono di vivere molte vite, il mestiere che Anna Segre fa di per sé consente di, come dire, di incontrarne tantissime altre, cioè molto più della media delle persone, andando molto in profondità per mestiere, ma anche, immagino, per curiosità personale. Ecco, come si intrecciano, diciamo, la tua attività artistica di poetessa con quella professionale di analista che aiuta a scavare nella psiche? Perché tutto, come dicevo prima la giornalista Catallo, perché è tutto amalgamato. Mm-hmm. Perché è tutto amalgamato, cioè io ero così prima, ero così una che cercava di definirti, cercava le parole insieme a te per darti voce. Quindi io nasco così. Dopodiché il mio mestiere va da sé, perché è proprio molto connaturato rispetto alla mia attività artistica. Per cui abbiamo un elemento di mezzo tra quest'opera, che è un'opera completamente artistica, e il mio lavoro, che è un lavoro completamente professionale, che è Judith Rampe, che è un lavoro in cui io ho intervistato i sopravvissuti alla Shoah, sopravvissuti proprio ai campi di sterminio, e con loro, che non erano pazienti, ho cercato le parole per definire semplicemente solo l'elemento traumatico più importante per loro. Uh-huh. E loro l'hanno accettato. Uh-huh. Cioè, quindi io lì ho fatto un lavoro che era, al contempo, era sempre me, cioè al contempo artistico, nel senso che la parola doveva essere sublimata, cioè doveva essere proprio quella e non un'altra, però doveva essere in sintonia con il loro trauma, e quindi in questo io dovevo essere brava a identificarlo. E questo per dire che comunque io sempre quella sono, e questa è proprio Anna Segre nella sua, no, espressione tipica di lei,
Quindi a 14 anni il padre di un'amichetta mi ha chiesto: ma tu che cosa vuoi fare da grande? Io ho detto: beh, la psicoterapeuta e la scrittrice. Cioè, quindi avevo vanno già piuttosto insieme. Le idee chiare. Vanno insieme. Poi continuiamo, però volevo passare la parola a Flavia Fratello, che molti di voi ovviamente conosceranno, giornalista, per capire oggi, al netto ovviamente dell'opera di Anna Segre, su cui chiaramente le chiedo un commento, ma quanto spazio c'è, se c'è spazio, e che ruolo può avere la poesia nella società contemporanea? Perché siamo in un periodo in cui tutto si mostra, ma in realtà dietro c'è molto, molto di più, di cui non si parla abbastanza, e in realtà tutte queste attività social o di comunicazione, di promozione di se stessi, molto poco raccontano davvero di noi. In realtà, come diceva Anna Segre, poi la poesia è un po' anche questo, no? È un'iniezione endovena in cui ciascuno, la poetessa ovviamente in questione, ma anche molte altre persone, cercano di dare, di mostrarsi per come sono, in modo anche molto coraggioso, io trovo. È una domanda molto interessante. Io non avevo assolutamente idea di che cosa mi sarebbe stato chiesto oggi, perché fossi stata invitata. No, lo dico perché ho accettato, perché mi incuriosiva l'idea di leggere questo libro, mi incuriosiva questa signora Anna Segre, che io non conoscevo e che quindi ho pensato appunto che avrei potuto conoscere attraverso questo libro. E leggendolo, non sapendo bene che cosa poi mi sarebbe stato chiesto, ho lasciato che il flusso della poesia mi attraversasse, in modo che qualsiasi cosa mi fosse arrivato da questa raccolta di poesie, poi avrei potuto usarlo eventualmente per ragionare insieme a voi. E evidentemente, insomma, il sistema ha funzionato, perché ho in un certo senso una risposta, ovviamente parziale, personalissima, è inutile che, insomma, a questa domanda. E la domanda è in ciò che la lettura di questa raccolta di poesie mi ha lasciato, ovvero io l'ho iniziato chiedendomi se mi sarei accorta della differenza del poetare, del raccontare le poesie, dello scrivere le poesie, fra un uomo e una donna. Domanda molto banale, ma insomma era una di quelle che mi sono fatta. Concludendo e chiudendo l'ultima poesia, ho pensato che no, ma in realtà sì, una grossa differenza c'era. E la vera differenza, o almeno ciò che io ho ricevuto, percepito, è stata la mancanza di protezione. Nel rapporto uomo-donna, per quanto sia un rapporto a volte assolutamente appunto amorevole e quindi non ci sia prevaricazione, non ci sia, c'è però nella stragrande maggioranza dei casi la tendenza al ti proteggerò, no? Mi prenderò cura di te, che è qualcosa di meraviglioso, di bellissimo, e tuttavia talvolta può essere anche soffocante o avere addirittura una degenerazione negativa. In queste poesie questo elemento manca completamente, eppure l'elemento erotico, per esempio, è presentissimo. Ci sono poesie letteralmente eccitanti, non vi dirò quali, ognuno credo che troverà eccitante la propria, ma non c'è, diciamo, quella rappresentazione del femminile, talvolta persino sdolcinata, ma comunque virginale, no? C'è invece un femminile molto potente, ripeto, molto erotico, ma soprattutto non c'è questo rapporto di cura, protezione, prevaricazione, forza. Ecco, questo è, diciamo, no? Il possibile sviluppo che può avere, quando è cura, quando è protezione, può essere anche di tutto piacevole, ma ok. Dice, cosa c'entra tutto questo con la domanda che mi hai fatto? Beh, secondo me c'entra,
c'entra perché è un modo per leggere i rapporti nella società, come cambiano i rapporti nella società, quindi fra uomini e donne, come si interagisce, e attraverso libri come questi, per esempio la lettura di libri come questi, uno riesce ad avere delle illuminazioni, perché nel mio caso è stata proprio, cioè non c'era niente di razionale, è stato proprio... per cui ti rendi conto di come possono cambiare le cose, di come devi poi gestire anche, no? Certe situazioni e certi rapporti. Ora, da qui allo spazio, diciamo, poi nel racconto pubblico c'è molto, insomma, molta strada da fare, e non so neanche quanto forse sia utile una eccessiva esposizione, un'eccessiva manifestazione, nel senso che questo è quello che ho ricevuto io dalla lettura di questo libro, ma magari voi riceverete quando lo leggerete tutt'altro, e il mio pensiero potrebbe persino condizionarvi, o comunque davvero poche cose come la poesia credo che debbano essere sì inquadrate, forse raccontate, però più che spiegate si debba dare a chi legge la poesia la capacità di interpretare un testo, ma poi dirgli questa poesia parla di questo, credo che sia, sì, non sia corretto, sì, insomma. Quindi l'esposizione pubblica, non che significa, insomma, che ce la dobbiamo tenere in catina, però ci andrei un po' cauta, ecco, con l'idea del farne che ne so, sì, insomma, in prima serata su Rai 1, ecco. Poi magari sì, poi magari sì, però secondo me le poesie sono sempre da maneggiare con molta cura. Assolutamente. Allora, torno da Anna Segre. Non so se ho risposto alla tua domanda. Sì, sì, ma poi svisceriamo ancora. Anna Segre, tanto un commento a quanto diceva Flavia Fratello poco fa. Lei faceva riferimento ovviamente alla differenza tra un uomo e una donna nell'utilizzo della poesia e anche nelle parole, nel modo in cui si fa. Senza veline, senza paracadute. Questo secondo te ha anche a che fare con i tipi di relazione che tu hai intessuto nella tua vita? Vengono definite una raccolta di poesie saffiche, ma indipendentemente dal sono, no, poesie d'amore, sia d'amore, esatto, no, io leggevo molte saffiche, vinne già arrivando, sì. Alla, esatto, popolo. Esatto, quello che io anche voglio, perché io mi dispiace tanto, ma non ho mai avuto pulsioni, io no, sì, nel senso che no, perché dice no, poesie saffiche, no, ma nel senso che, cioè, non è necessario, assolutamente no, ma quello che volevo capire è se queste, visto che fuori di stereotipo chi vi parla è unita civilmente con una donna, quindi diciamo è noi my chicken, come si dice, sì. Le relazioni con gli uomini e con le donne sono relazioni, chi dice sono uguali non è vero, non sono uguali, hanno un'intensità, una profondità, delle complicazioni terribili. Sono più faticose, e quindi diciamo c'è una duplice, forse c'è l'elemento della trasparenza, l'elemento del mettersi in gioco senza filtri, senza veli, senza paracadute, forse emerge ancora di più. È così oppure è uno stereotipo? Io leggerei una poesia. Ah sì, allora rispondiamo con una poesia. Cioè, scusate, sì, sì, perché assolutamente, e poi sentiamo Anna Segre. Va bene. Dimmi solo se preferisci Ararat o Pachiderma. Adesso. Ararat. Pachiderma. Perfetto. Pachiderma. Tutte e due. Ospite, ospite. Tanto so corte. Ararat, che in ebraico suona Ararat. Un cavallo che corre attorno al letto. Lo smisurato, inammissibile, tormentoso desiderio che nitrisce, scalpita e si inalbera per me. Un colibrì di cui non riesco a vedere le ali, ma solo il verde e blu del suo insieme, il fremito che posso solo intuire, la piccolezza trasformata in potenza. Una tigre pigra appoggiata sul ramo, con la coda che penzola in un giorno di sole, con dentro lo scatto omicida e cecchino, cui comunque non sfuggirò. Un lupo che mi aspetta tremante di commozione e di lealtà,
perché ha scelto me invece della foresta. Nel diluvio di una vita rutilante, inondazione sopra inondazione, sono salita sulla tua arca di ferino amore, aspettando l'Ararat. Leggo ancora anche Pachiderma, che invece in questo caso in ebraico suona pil, piccola piccola, però rende l'idea bellissima. Il mio amore è un elefante, occupa tutta la sala, sfonda le sedie, fa scricchiolare il pavimento, sposta mucchi, cataste, covoni, toglie i carri dal pantano, muove treni, sfonda muri. Per quanto educato, con la tazza di Limoges sulla proboscide e i congiuntivi e le avversative, la sua pachidermica stazza non passa inosservata. Il mio amore è ingombrante. E poi mangia, tanto. E poi non dimentica. E poi ha un'intrinseca ferocia che travalica l'istinto di sopravvivenza. Il mio amore è così, un erbivoro che anche le tigri temono. Allora, ce ne sono tantissime. Anna Segre, eccomi. Allora, dunque, rispetto a quello che diceva Flavia Fratello, cioè, mi colpisce che ogni volta che ci riuniamo per parlare del libro venga fuori qualcos'altro di vero. Cioè, io ho un problema con la protezione, perché per me la protezione è sempre l'enocinio. Cioè, io vivo la protezione, cioè io ti proteggerò, io mi spavento. E quindi io questa cosa la fuggo come la peste, e c'è beccato. Quindi questo è proprio totale. E c'è beccato, è incredibile, perché non c'è questa poesia, proteggiti da chi ti vuole proteggere, che esiste ma non l'abbiamo messa nella raccolta, perché tante poesie che avevano quest'ardire politico hanno detto no, doveva essere d'amore, perché d'amore è meglio, perché d'amore vende, e d'amore doveva essere. Però diciamo che il mio atteggiamento d'amore è un atteggiamento sicuramente politico, e questo è il punto che d'ambiguità che mi permette di fare poi questo discorso, perché è vero, proteggiti da chi ti vuole proteggere, quindi io non voglio essere protetta, lasciami morta sul pavimento, non ti avverto se sono rientrata a casa, non ti faccio nessuna telefonata, no, non ti dico niente, non voglio essere protetta. Però l'amore è l'amore. Quindi ovviamente nella ferocia che appunto, a cui tu ti riferivi, ben sapendo che il rapporto lesbico non è scevro da conflitti, anzi... È pachiderma. È proprio pachiderma. E io che ho avuto appunto alcuni amori piuttosto combattuti, ma comunque amori... Sembra che io abbia detto, tramite questa affermazione di conflitto anche, qualcosa di nuovo, come se l'amore omosessuale non potesse dichiararsi anche complesso e conflittuale, diciamo, perché deve essere amore puro, no, che non ha nuance, invece ha voglia, insomma, molto conflittuale, ecco. Quindi qua c'è il conflitto. Assolutamente, vabbè, ma l'amore è anche conflitto, se non lo fosse sarebbe molto più noioso, credo. Valeria Fedeli, io approfitterei di te proprio per... Non approfittarne troppo, eh. Perché ha detto che non è che vogliamo sapere le relazioni, però... Io sono a mio quarto marito e faccio 41 anni con lui oggi. Infatti, però è una grande esperta di relazioni. Questo è vero. Fedeli. Volevo sapere che cosa più ti ha colpito di questo, di questa raccolta. Difficile. Allora, visto che ognuno abbiamo detto, l'ha detto Flavio Fratello. Intanto la prima cosa che voglio dire, e voglio ringraziare dal mio punto di vista, per me, per la mia vita personale e quindi per la mia vita politica, è che questo libro esattamente mi ha ridato una forza incredibile sulla forza delle relazioni, sul conflitto dell'amore, sul fatto, adesso qui l'ha detto Flavia, io anche ho molto apprezzato il fatto che non ritrovavo in nessuna poesia una debolezza, non so, e quindi non c'è tutela, ma c'è esattamente invece l'essere allo stato, a volte persino animalesco, dentro alla relazione con gli altri, che mi è sembrata una cosa di una straordinaria forza, perché molte poesie, in particolare alcune che ho letto, mi hanno ridato una interezza del nostro essere persona,
non solo donna, poi ci arrivo alla cosa della donna, persona, nel senso che mi ha rimesso in moto quello che io sono nel mio sangue, nel mio corpo, nella mia grandissima voglia di erotismo, nella mia grandissima voglia di relazione amorosa, che sia fisica, che sia sentimentale, che sia completa. Da qui il tema del conflitto. A me è piaciuto molto il fatto che la parola la distruzione dell'amore sia in realtà una costante metamorfosi. Per esempio, secondo me, lei racconta attraverso le poesie, che io sono molto d'accordo con quello che Anna diceva prima, cioè ogni singola poesia a ciascuno di noi parla in modo diverso, però a ciascuno di noi, quindi a tutte e a tutti, dice delle cose di sé, perché poi anche questa è la straordinaria, secondo me, qualità di questo libro di poesie. Che cosa mi ha di nuovo messo in moto? Per esempio, una cosa che io, diciamo, condivido tantissimo, e cioè che la relazione fra due donne non è fra due uguali. Dite quel che volete, ma è esattamente, però nello stereotipo, nel dibattito pubblico, nel dibattito politico, la cosiddetta fratellanza sembra quasi che ti metti perché sei uguale. No, no, sei esattamente diversa, sei una unicità, e nella unicità c'è la qualità della relazione. Esattamente come le impronte digitali, sono tutte diverse, c'è un motivo. Oh, ma sei proprio... No, è vero. Mannaggia, mannaggia ragazzi, mannaggia. Cattura donna. Esatto, lei cattura donna, proprio sì. No, è vero, però guardate che questo è straordinariamente importante. Per esempio, non ne voglio fare solo una parte, diciamo, più pubblica, più politica, però a me ha parlato molto anche alla politica, al modo di stare nella relazione pubblica, il fatto che per esempio questa unicità e questo non dare per scontato che due donne in amore, due donne o una rete di donne in politica o in amicizia possono essere tutelanti, non lo sono, perché esattamente si devono scambiare nella relazione anche elementi del conflitto. Guardate, lo dico perché per esempio partecipando ad alcuni gruppi, in particolare a quello delle contemporanee, questo gioco anche di relazione, di conflitto, di cambiamento è uno degli elementi fondamentali dell'amore. Seconda cosa grandissima che secondo me c'è in questo straordinario libro di poesie è che secondo me parla proprio di tutte e di tutti della vita, perché l'amore è quello che ti muove, ma non l'amore romantico, l'amore nella sua diversa dimensione. Ci sono delle poesie di cui per esempio tu sei riuscita, per esempio a me, a buttare in faccia ancora una volta cose che magari da quando ero un po' più giovane a quando cresci cerchi, diciamo, di mettere in un angolo, perché ovviamente sono parte di quello che a un certo punto poi tu distruggi, tu nel tuo libro con la poesia, perché non c'è la maturità dell'amore. Anche questo secondo me è un passaggio straordinario di forza. Cioè tu puoi distruggere, puoi cambiare, puoi morirne, puoi restare ferita, puoi restare morta sul campo, ma c'è sempre un elemento che non è definitivo, perché se no non è parte della vita questo straordinario, diciamo, pulsione di vita che è, si introduce o si avverte o si vive nell'amore e nel suo e nei suoi cambiamenti. Secondo me questo è l'altra cosa straordinaria di questo libro. Di queste poesie. E poi mi ha molto spinto, questo invece è una curiosità che in parte l'altra Valeria, cioè lei, ha in parte chiesto, qual è stata la mia curiosità? Io non conoscevo Anna Segre, l'ho conosciuta attraverso la lettura di questo libro, di queste poesie. E il fatto che ovviamente poi sono andata a ripescare, a leggere le tue interviste, no? E quindi a dire io devo approfondire, non so come dire, per non sentirmi nuda in questo incontro, perché mi ero già sentita nuda a sufficienza leggendo le sue poesie. E la curiosità che mi è rimasta e che devo dire mi è anche ritornata con le emozioni e con le spiegazioni, per esempio della lettura e del canto, è se questa arte di Anna, non in generale, questa arte di Anna e queste poesie di Anna sono il frutto esattamente dell'insieme della complessità di quello che Anna è, cioè che è ebrea, che certo che è lesbica, che è fisica, o meglio che ha avuto rapporti d'amore omosessuali, non mi piace la parola lesbica, almeno a me,
e psicoterapeuta mancina. Cioè, dite quel che volete, ma non so come dire, è una somma di straordinaria complessità che a me ha, per esempio, molto incuriosito. Sulla cultura ebraica ne avevo già in parte di curiosità, mi ero avvicinata in altro modo, però era un insieme di condizioni per le quali a me ha fatto venire il dubbio se questa è una straordinaria forza, che è una forza messa in campo, persino regalata con queste poesie, e che però secondo me sarebbe molto salutare anche negli ambienti di chi ha responsabilità pubbliche, perché è come non nascondersi esattamente da che cosa ti muove di profondo anche nella tua azione pubblica. E questo, e chiudo, io non sono così convinta rispetto alla risposta che ha dato Flavia a Valeria sul fatto di, ma queste poesie con anche annesso l'approfondimento o la discussione non siano da portare in un pubblico più largo. Io invece penso che sarebbe molto importante, poi ciascuno ci legge, ovviamente le sente in, a modo suo, ovviamente, come la filosofia, i libri di filosofia li devi leggere più volte, queste poesie vanno lette secondo me più volte, perché a una prima lettura almeno a me hanno dato alcune sensazioni, mi hanno immesso dentro ad alcune situazioni e così via, la rileggo, la stessa poesia a distanza di una settimana mi fa e mi dà un altro riscontro. Secondo me la lettura invece di queste poesie, poi non sono in grado di dire se accompagnate anche dal canto, perché anche quello emoziona, il solo fatto di sentire un suono, anche se non lo riconosci nella, ovviamente se non conosci l'ebraico, però secondo me muove, non so come dire, e dà una straordinaria forza, per cui io sono invece, che è la soddisfazione che ho nell'averlo portato in Senato, io sono invece per renderlo anche in una lettura pubblica, oltre diciamo una situazione in parte anche diciamo decisa ma chiusa. Insomma, okay. Nonostante siamo qui, nonostante ci siano molti collegamenti, a me invece piacerebbe, non dico in prima serata, ecco, su Rai 1. Io avevo fatto quell'esempio lì per esempio. No, stavo arrivando, esatto, però per esempio a me piacerebbe proporre a Rai 3, brava, esatto. No, ma, esatto, ma mi piacerebbe che la stessa autrice li leggesse. Non so come dire, no, non voglio toglierti il lavoro, per l'amor del cielo, Danilo. È il piacere anche per è il piacere, per cui farete doppia voce, però diciamo, lo dicevo perché anche chi ti ascolta, secondo me, nel vedere chi la poetessa o la poeta, come qualcuno dice, secondo me è importante, perché ti comunica forse anche molto di quello che è la ragione per la quale l'hai scritto. Quindi grazie Anna. Ma grazie. Coazione, fia, io ci casco, la mia malattia è questa. Meno è probabile, più ci credo. Sbaglio quasi sempre. Sono piena di fratture, graffi, tagli. Sembro un pugile a fine carriera. Scommetto e mi butto, con tutto il corpo, con tutta l'anima. Non so da cosa possa dipendere. Credo di passare da quella fessura, di poter saltare da lassù, che noi ci ameremo. E perdo. Perdo. Mi sfracello e lo rifaccio. Mi ferisco e lo rifaccio. Con un'ostinazione che vorrebbe essere inno alla vita e diventa tendenza suicida. E quando scommetto ci metto sopra il culo, la casa, una libra di carne mia. E perdo. Meglio sarebbe morirne, ma io sopravvivo ai miei errori, solo per rifarli e rifarli ancora, finché non ne farò uno giusto. Mia Echafetz Chayim Oy V'yamim Oy V'yamim Liroto Netzor Leshon Chamera Utsfatecha Midaber mirma Tzur mera ve'asetov
verot fehu mi aish echafes chayim oev yamim oev yamim lirot. Che bello. E allora andiamo verso la chiusura. Volevo rifare un ultimissimo giro di tavolo, se siete d'accordo, ancora con Flavia Fratello e poi con Anna Segre per andare in chiusura. Voglio ricordare però una cosa, visto che parliamo di letteratura, parliamo di poesia, Anna Segre è finalista del principale premio di poesia in Italia, il premio Camaiore, quindi a settembre si saprà come va a finire. Noi incrociamo noi ovviamente così le dita e facciamo il tifo, ma insomma non so se Flavia volevi aggiungere qualcosa rispetto agli scambi che ovviamente il tuo intervento precedente hanno suscitato rispetto appunto al ruolo della poesia, ma anche al tema delle relazioni, che è stato un tema molto dibattuto. Ma poi noi contemporanee devo dire che anche sono molto rissosi, ve lo no dico, ma al di là delle risse, no, entra, ma poi si prendono i caffè, si fanno le cose, ci si racconta, esatto, le vite di tutte, quindi è molto, vabbè, dai, molto divertente, è molto divertente, se no che noia. Però se magari la mattina una poesia di Anna, esatto, potrebbe essere letta, un tocca sana, secondo me aiuterebbe quella nostra, assolutamente. A me mi viene da ridere perché io invece mi sottraggo alle risse. Sì, sì, infatti lei mi fa, lei ogni tanto mi scrive e dice Valeria, ma non devi rispondere. Io mi sottraggo proprio. Anch'io, come vedi, non quella chat proprio soltanto informazioni. Leggo, guardo e mi sottraggo alle risse perché credo che la maggior parte peraltro siano risse indotte dalla incapacità un po' intrinseca nel mezzo, ma insomma di utilizzare le chat per comunicare, certo, esatto, cose che non siano arrivo alle 5 e ti aspetto sotto l'olmo a destra del marciapiede. Che è un retaggio brutto della pandemia anche questo. Ma non è solo la pandemia, è che oddio, scusate, è che proprio mi dicono che i ragazzi, i giovani riescano a usarle meglio e che non abbiano neanche bisogno di usare gli emoticon eccetera eccetera, ma nella nostra chat ci sono anche delle ragazze molto giovani e non mi sembra di vedere insomma questa grande abilità, sinceramente ci sono dei fraintendimenti clamorosi per mancanza di capacità di leggere il tono o semplicemente, ecco, a proposito della parola, no? Io sono una che ama molto le iperboli. Mi divertono, le uso spesso, così come la mia cifra espressiva, anche se lo so che non sembra, però in realtà è spesso un po' sarcastica, un po' ironica. Ecco. Allora, se tu non mi conosci e pensi che io sto parlando sul serio, vieni e mi spacchi il naso, e c'hai anche ragione. In realtà io sto scherzando, sto prendendo in giro per prima me e poi magari anche un po' te, ma soprattutto la situazione. E quindi, no? Ecco. L'ironia è la grande assente. Totalmente, cioè nelle chat l'ironia proprio è talmente così poco assente che infatti poi finisce che ci azzuffiamo. Ma questo credo che non insomma c'entra e non c'entra tanto, però insomma con l'uso della parola sì che c'entra, perché quando lei dice che il suo amore è un elefante io ridevo molto nel leggere il pachiderma, io ridevo molto nel leggere quella poesia. No, mi piaceva giusto una cosa, ecco, quando abbiamo una notazione che amare in realtà è vivere molte vite, questo è verissimo. E lo è non solo nel senso che le vivi attraverso l'altra persona, ma io ho avuto come l'impressione che ci fosse una sorta di, adesso non c'è questo elemento dell'unicità
in alcune poesie, non l'ho vissuto, forse perché è un, magari invece un mio momento, ma ho percepito invece una possibilità di molteplicità, come se fosse possibile, e secondo me lo è, vivere tanti amori diversi senza, neanche, senza la sensazione che stai tradendo qualcun altro, ma perché tu sei tante vite in una e quindi lo puoi fare. Non è il momento, dopo Totti e Ila dice non è il giorno, lo so che non è il giorno, però però sì, mi sta sdoganando la poligamia, io d'amo, la sdoganatissima, okay. Io d'amo, però in realtà dal mio punto di vista la poliandria più che la poligamia. Esatto, Anna Sega, che mi sembra un bel tema per chiudere con fuochi d'artificio. Dunque, sì, con ognuna. Ovviamente siamo alla presa, lo dico. Oh, ragazzi, erano le tre sprandiali, dobbiamo anche essere un po' vivaci. Sì, certo. Svegli che siamo dopo pranzo. Allora, contate su di me. La relazione è, come si diceva, no? Sempre tra due diversi, di qualsiasi natura siano i genitali, sempre tra due persone diverse. E quindi, essendo sempre tra due persone diverse, ovviamente la chimica che si crea è differente e quindi le anne che vengono tirate fuori sono altre. Quindi ogni volta scopro cose di me, capito? E ogni volta scopro cose di me, a volte meravigliose, a volte terribili, tipo appunto le cose terribili che ho scoperto con questa, che la maggior parte sono su una relazione che poi è finita. Ed era un file la distruzione dell'amore, in cui avevo messo tutte le invettive e c'era sto file. E poi avevo deciso di intitolare così il libro, però è perché lei mi tirava fuori il peggio di me. Quando ci siamo lasciate, io sono come placida, non mi riconosco più rispetto all'epoca, capito? Sto meglio, come se quell'Anna, capace di battute feroci, taglienza, aggressività, rifiuto, coibentazione, non ti sento, non ti voglio, non mi toccare, no? Non c'è. Cioè, però se tu la vai a titillare, quella viene fuori come una belva, come un jig. Quindi in realtà, certo, tutte le anne, e chissà quante altre ce n'ho che potrebbero venire fuori. Non lo so, dipende chi incontro. Cioè, io non so di me finché non siamo io tu, come dice il filosofo lì. Cioè, nell'io tu esisti, nell'io io no. Quindi, perché sono gli altri che in qualche modo ci suonano, no? Come se più altri sono, più esatto. O te le suonano o ti suonano. Va bene, ecco, però non ecco qua, di fare una legge che sdogana no. Per ora no, non abbiamo bisogno. Infatti bandolo, perché vogliamo farle libere. Vai, prego. Bandolo, c'è Habkat. Noi ci amiamo, a parte il fatto che ci odiamo. Se togli il dossier che tieni in tasca da Eta Beta delle mie inespiabili colpe, se escludiamo l'ira che mi strappi da sotto i piedi per come strattoni gli oggetti, per l'ipotesi di male prima di ogni indagine, noi ci amiamo e i nostri corpi riposano uno dentro l'altro come l'avesse ordinato Dio, come fosse gravitazionale, come si potesse accantonare che non sto facendo la giusta galera, che pesi come la formica atomica. Soffriamo di amnesie temporanee, di pause bianche, di idiozia reciproca, ed è perciò che non troviamo il bandolo del nostro ginepraio, perché nemmeno lo cerchiamo. Ho quasi paura di far la pace con te, che non ci sia altro tra noi se non il lenire con l'amore, quell'odio indissolubile. Adama belle mit bar le lozelet le lomatar Adama belle mit bar le lozelet le lomatar al merhaver nadrima hammarnuki nasima paneinu anegbar al merhavech nadrima amarnuki nasima paneinu anekba atadama belev midbar lelo tzeles lelo matar atadama belev midbar lelo tzeles
Lellomata al merhaveh nadrima marnuki nasim amparneinu anekba al merhaveh nadrima marnuki nasim amparneinu anekba atadama belev midbar lelotzelet lellomata atadama belev midbar lelotzelet lellomata al merhaveh nadrima marnuki nasim apaneinu anekba al merhaveh nadrima marnuki nasim apaneinu anekba. Bene. Grazie, grazie a voi che siete state qui, grazie a tutte le ospiti che sono arrivate, grazie a Flavia, grazie a Valeria, grazie a Anna e ovviamente grazie a questa artista straordinaria che ci ha assolutamente allettato. Grazie. Grazie a tutti. Alla prossima. Grazie. Leggete il libro. Leggetelo. Incrociamo il libro. Leggete avere il premio. Va bene. Grazie mille.